Quello che è successo durante la realizzazione del servizio sull'iniziativa di Pigna Monamur rispecchia quello che i cittadini, i commercianti e i turisti vivono ogni giorno in piazza Cassini. La piazza è di fatto presidiata giorno e notte da un gruppo di extracomunitari, per lo più magrebini, che si sentono i padroni della zona. Tra di loro anche alcune persone attenzionate dalle forze dell'ordine perché sospettate di far parte del giro di spacciatori che proprio in quella zona ha la sua roccaforte. Da Piazza Cassini transitano i tossicodipendenti che dalla vicina Francia giungono in città per acquistare la loro dose. I passaggi sono veloci, uno spacciatore scende velocemente dai vicoli, passa la bustina a uno di quelli stanziali in Piazza Cassini, dopodiché in un altro vicolo avviene lo scambio droga-denaro. Purtroppo sono tantissimi ragazzi giovani italiani che vediamo impegnati in questo scambio di droga. Alcuni, dicevamo, si sentono i padroni della piazza al punto da infastidire con atteggiamenti e commenti le persone che si trovano a passare in zona. In questo ambiente diventa difficile anche documentare la situazione della piazza da un punto di vista giornalistico, perché in alcuni casi la telecamera dà più fastidio delle divise, nonostante la zona sia comunque coperta ampiamente dalle telecamere del servizio cittadino, che a quanto pare però non sono un deterrente così efficace contro questo tipo di traffici. Ecco com'è andata domenica alle 19:30, mentre documentavo la festa del comitato Pigna Monamur che si svolgeva proprio poco distante, proprio per combattere questa situazione, e mi sono spostato nella piazza per fare due riprese anche nella piazza. Ma che cosa vuoi? Perché sto riprendendo qua. Sono di Sanremo, sto riprendendo qua, sto riprendendo la manifestazione, sono un giornalista. Fammi vedere che sono un giornalista. A te non faccio vedere niente, scusami. Come a me? No, non devi anche farmi vedere. Lasciale giù le mani da questa parte qua. Non li vedi, non devi farmi. Stai tranquillo. Ma che cazzo sei per farmi vedere? Ma chi sei video? Tu? Io faccio il video alla piazza. No, Se non tu sei nella piazza, io faccio il video anche a te. Vedere. Cosa vuoi vederlo? Allora, ho ripreso fammi vedere, tutto fammi là, vedere ho ripreso qua e ho ripreso no, anche te. Ma non devi prendermi così in faccia. C'è poi, che cazzo sei? Ma che cazzo sei tu? Sono a una festa, faccio le riprese di questa ma piazza. Ma non mi deve prendere a me? Ma riprendo anche te, non Perché solo deve te. prendere a me? La situazione è questa, che come al solito vi abbiamo documentato con tanto di riprese, ma la domanda importante è un'altra: perché quella piazza è così importante ai fini dello spaccio? La risposta ce l'eravamo già data in occasione della rissa abbottigliata avvenuta l'inverno scorso. E la risposta è purtroppo questa: su quella piazza convergono nel periodo scolastico gli studenti di almeno 3 scuole. Ragazzi che escono da scuola e passano attraverso questa rete tesa dagli spacciatori, una rete che rischia di invischiarli perché si arriva addirittura a regalare le prime dosi di droga leggera ai ragazzi per tirarli dentro al giro. È quindi importante intervenire al più presto, non solo su quella piazza, ma in tutte le zone conosciute di Sanremo dove lo spaccio avviene alla luce del giorno. È difficile, le leggi non consentono tanto movimento, le forze di polizia non sono abbastanza con l'organico abbastanza in forze per effettuare tutti gli interventi necessari, ma qualcosa nel centro di una città come Sanremo bisogna riuscire a fare.